Se un medico a Bologna vince un concorso e ottiene un posto al Sant'Orsola, magari però va a lavorare al Maggiore, perché al Policlinico c'è lo zio che fa il primario. E questo è il succo di una legge regionale che vuole promuovere il Movimento 5 Stelle. Riteniamo che si debba cominciare a ragionare sulla precisione delle parole legislative e non dirsi sempre semplicemente è lecito ma non è opportuno, è tutto legittimo, va tutto bene, tutto a posto, ma forse non è opportuno. Quindi facciamo discendere le riflessioni che partivano anche da questioni legate all'anticorruzione e alla legalità fino a comprendere il buon senso e a proporre una piccola normativa interna alla legge che regola il servizio sanitario regionale e che quindi chiede a chi è legato da legame di parentela fino al terzo grado di certamente accedere come prima a qualunque concorso pubblico, ma poi, visto che noi abbiamo in Emilia Romagna un grande sistema sanitario molto articolato, in cui ci sono addirittura tante ASL e con funzioni analoghe in ogni ASL, a quel punto è possibile spostare questa persona in una unità operativa diversa da dove lavora il suo parente stretto, che sarebbe poi il suo capo, insomma alla fine comunque qualcuno che sarebbe sovraordinato gerarchicamente rispetto alla persona che accede. Questo consente non soltanto una trasparenza maggiore, ma anche che non si ingenerino dubbi, conflittualità e interna ai reparti, quindi da parte dei colleghi o da parte di chi potrebbe effettivamente anche qui lecitamente, legittimamente e opportunamente farsi delle domande. Quindi uno, se lo zio primario a Sassuolo, può andare a lavorare a Reggio Emilia oppure a Modena. Se vince il concorso pubblico può certamente non perdere nessuna opportunità, ma spostarsi a lavorare dove non c'è lo zio.